Benvenuti a Bella Vita UK, io sono Alberto Bruzzone e in questo video andiamo a fare una prima conoscenza del mercato UK. Nella prima parte abbiamo familiarizzato con i consumatori, ora andiamo a conoscere chi sono i player della grande distribuzione. Andiamo a vedere ora dove fanno la spesa i nostri consumatori e come è strutturata la grande distribuzione. La grande distribuzione nel Regno Unito è fortemente concentrata. Le catene Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrison sono i Big Four che coprono fino al 70% della distribuzione a livello nazionale. Ed è solo in tempi recenti che i discount sono riusciti a fare breccia sul mercato e a porre una minaccia significativa ai retailer tradizionali. La distribuzione retail in Gran Bretagna vale oltre 200 miliardi di sterline, ma è un mercato in costante evoluzione. La crescita più forte è avvenuta proprio con i negozi di prossimità, i convenience store, i discount e l'online. Forse eccezion fatta per il canale discount, potremmo dire che non è più il consumatore che va a fare la spesa, ma è la spesa che va a trovare il consumatore. Il Regno Unito è infatti il paese leader in Europa per la diffusione delle vendite online. Basta pensare che rispetto all'Italia i volumi sono più di 5 volte e la crescita anno su anno è del 6%. Tuttavia, se guardiamo agli acquisti di beni di largo consumo online, vediamo che l'Inghilterra è ancora abbastanza indietro, oppure c'è molto potenziale di crescita rispetto ai paesi asiatici. E questo è un segmento dove la distribuzione tradizionale ha ancora un peso molto forte. Quando guardiamo infatti alle preferenze che hanno i britannici sui prodotti da acquistare online, vediamo che al primo posto ci sono i libri e l'abbigliamento, e all'ultimo posto i generi alimentari. Alla fine, il supermercato oggi rimane ancora il posto migliore dove fare la spesa. E quando si pensa alle vendite online di grocery nel Regno Unito, si pensa principalmente ad Ocado. Ocado, nato nel 2002, è il primo retailer online che opera esclusivamente con depositi e consegne a domicilio. Per l'approvvigionamento dei prodotti ha lanciato una partnership, prima con Waitrose, e dal 2020 sarà con Morrison, che oggi è un cliente di Ocado perché utilizza proprio la loro logistica robotizzata per fare le proprie vendite online. Mentre i retailer tradizionali sfruttano i punti vendita oppure hanno depositi con del personale specifico per gestire le spese online, Ocado è completamente differente. I loro depositi robotizzati, conosciuti come gli alveari, sono una tecnologia proprietaria di Ocado che combina un algoritmo di ricerca dei prodotti a carrelli robot che colgono dal basso la merce e la portano al centro di assemblaggio della consegna individuale. Solo qui la merce è gestita da degli operatori umani. Non solo è un sistema molto efficiente, ma è anche proprio una tecnologia che Ocado stessa vende all'estero ad altri operatori dell'online per svolgere le proprie attività. Vediamo ora chi sono gli operatori principali del retail britannico. Andiamo per ordine di quota di mercato. Al primo posto oggi troviamo la catena Tesco. È una catena centenaria che non è sempre stata leader e solo nel 1995 è riuscita a superare il grande concorrente Sainsbury's. Tesco ha oltre 3.400 punti vendita su tutto il territorio nazionale ed è un retailer multiformato. Ci sono gli ipermercati extra, i superstore, i supermercati express e i punti vendita di prossimità Tesco Metro e i convenience store One Stop, che sono gli unici che non hanno la parola Tesco nell'insegna. È inoltre presente con le sue stazioni di servizio, vicino ai punti vendita oppure indipendenti, e offre anche servizi finanziari con la Tesco Bank e servizi di telefonia mobile con Tesco Mobile. Inoltre è un grandissimo operatore nell'online, lavorando sul territorio con ben 6 depositi dedicati.
Sainsbury's è una catena ancora più antica di Tesco. È stata fondata nel 1869 ed è stata la prima catena self-service e leader di mercato fino al 1995, quando fu superata da Tesco. Ha oltre 1300 punti vendita su tutto il territorio nazionale. È anche un retailer multiformato, con superstore, supermercati e negozi di prossimità a marchio local. Anche loro offrono servizi finanziari con la Sainsbury's Bank ed è un player molto attivo nelle vendite online. In tempi recenti hanno anche acquisito Argos. Argos era un catalogo di vendita multiprodotto con 1200 presidi fisici, ovvero degli sportelli dove era possibile piazzare gli ordini e anche ritirare la merce ordinata, per prodotti che vanno dall'elettronica di consumo ai grandi elettrodomestici, ai giocattoli, al fai da te e altri prodotti per la casa. Asda è per contro un operatore più giovane, è stata fondata nel 1949. Situata principalmente nelle periferie, Asda una volta, prima dell'avvento dei discount, era il punto di riferimento per convenienza, prezzi bassi, sia nel comparto alimentare, sia nel comparto casalinghi e abbigliamento. Oggi vanta oltre 600 punti vendita su tutto il territorio nazionale ed è un retailer multiformato, con ipermercati, superstore, supermercati e ultimamente i negozi di prossimità e di homeware. Asda è la catena che vanta di avere i prezzi più bassi nel panorama del retail, puntando sull'efficienza per lavorare con una marginalità più bassa della media. E ovviamente anche loro non si fanno mancare una forte presenza nella vendita online e nelle stazioni di servizio. La catena Morrisons è stata fondata nel 1899 nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, dove ancora oggi ha una fortissima presenza territoriale. E non fu fino al 2004, con l'acquisizione di parte della catena Safeway, che diventò un player a livello nazionale. Oggi vanta infatti oltre 560 punti di vendita su tutto il territorio, suddivisi tra il formato supermarket e superstore. Morrisons ha cominciato a fare le vendite online nel 2013 e, contrariamente agli altri operatori, lo ha fatto con una partnership specifica con Ocado, utilizzando i loro sistemi logistici. E dal 2020 sostituirà Waitrose come loro fornitore. Ma la cosa forse più interessante è che vanta una lunga tradizione di produttore ed oggi hanno ben 16 stabilimenti per la produzione alimentare a loro marchio. The Cooperative è stata fondata nel 1844 ed oggi conta 4100 più punti vendita, principalmente di formato supermarket e superette. Ed è costituita a tutti gli effetti da 17 cooperative indipendenti nel territorio britannico. Ha qualche punto vendita in meno di Tesco, ma è l'unica catena che presiede tutti i codici postali in UK. Inoltre è curioso notare che Co-op Food è l'insegna principale, ma alcune cooperative adottano altri loghi, a volte storici, a volte importati, altre volte inventati di sana pianta dai proprietari dei punti vendita. Nel 1993, in un'ottica di omogeneizzazione dell'attività della cooperative, è stata fondata la centrale di acquisti, la Cooperative Retail Trading Group, che coordina tutti gli acquisti e lavora con 13 centri di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Waitrose, fondata nel 1904, è la catena nominata fornitore della Real Casa e del Principe di Galles. Originariamente era una catena prettamente londinese, poi nel 2004 ha acquisito una parte dei punti vendita Safeway, coprendo così anche Nord Inghilterra e Scozia. Oggi vanta infatti 350 punti vendita, di cui 65 superette Little Waitrose. Forse per sfatare il mito di essere una catena chic e costosa, nel 2010 è stata la prima a lanciare la politica di price matching, pubblicizzando a scaffale oltre 1000 referenze agli stessi prezzi di Tesco. Nel 2000 è diventata partner fornitore di Ocado, che a tutti gli effetti era la sua piattaforma di vendita online. Nel 2020, quando succederà Morrison, le vendite online di Waitrose saranno completamente indipendenti. Marks & Spencer
fondata nel 1884, è nata come una catena di abbigliamento e di homeware e introdusse solo successivamente anche il reparto alimentari. Concepita come un formato per le High Street, le vie del corso principali, con la crisi degli anni 2000 i reparti di abbigliamento e casa hanno patito parecchio e molti negozi sono stati chiusi. Marks & Spencer è stata rilanciata poi con successo, aprendo anche in franchising i punti vendita 100% alimentari, sotto l'insegna Simply Food, caratterizzati da un'offerta to go e ready meal. Posizionati nei punti strategici nevralgici delle città, i Simply Food rappresentano oggi un'offerta un po' trasversale, come se fossero il takeaway della grande distribuzione. Grazie all'apertura in franchising e al rinnovamento dell'offerta alimentare, che conta per oltre il 60% del fatturato, oggi l'azienda versa in ottime condizioni. Concentrarsi sull'alimentare è stato per Marks & Spencer una mossa vincente. Teniamo conto che solo 615 su 1035 punti vendita sono alimentari e contano però più del 60% del loro fatturato. L'offerta Marks & Spencer è sempre stata caratterizzata dalla propria marca ed è solo nel 2008 che ci sono state piccole aperture ai prodotti di grande marca, come la Coca-Cola o la Nutella e in qualche caso qualche piccola specialità internazionale. Aldi è stato il primo discount ad aprire battenti sul territorio britannico. Sbarcato nel 1990 non fece subito un grande impatto. Ma poi, con l'arrivo della crisi economica e anche grazie a un rinnovamento dell'assortimento, è arrivato il suo successo, a tal punto che oggi costituisce una vera e propria minaccia ai grandi quattro retailer tradizionali. L'avanzata dei discount continua, oggi ci sono 830 punti vendita a livello nazionale e sono previste 21 nuove aperture nel 2019. L'impostazione dei punti vendita non è ricercata come le nuove aperture in Italia, ma è piuttosto da classico discount tedesco. Questi punti vendita spartani hanno visto però raddoppiare le referenze negli ultimi 10 anni, passando da 1000 a 2000 prodotti. Con prezzi bassi e buona qualità, col tempo anche gli inglesi si sono fatti conquistare. E da un'indagine dell'associazione Which è stato classificato come il supermercato preferito dai propri clienti, con il 74% di preferenza, davanti a catene più blasonate come Sainsbury's, Waitrose e Morrisons. Il secondo discount ad aprire in UK è stato Lidl, nel 1994. Oggi conta fino a 760 punti vendita a livello nazionale, lavorando con ben 13 centri di distribuzione regionali. Nonostante il format dei punti vendita sia molto alla tedesca, il segreto del successo di Lidl è stato nel presentarsi con un'enfasi molto forte sulla freschezza, oltre al prezzo, e sul lavorare con dei fornitori a livello locale per prodotti come il pesce, la carne, la frutta e la verdura. Grazie per essere rimasti con noi. Per questo e molto di più, vi aspettiamo a Bella Vita!